Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo incontro dal titolo Una città sotto assedio, la burocrazia italiana tra obblighi normativi, vincoli di fedeltà politica e innovazione per il bene comune. Questo non è il primo appuntamento che all'interno del meeting si tiene sui temi della pubblica amministrazione, già accaduto lo scorso anno e anche qualche anno addietro, e l'incontro di questa sera nasce in corrispondenza di un importante anniversario per la pubblica amministrazione. Quest'anno ricorrono i 25 anni da quella che ancora oggi possiamo considerare la più grande riforma della pubblica amministrazione dal dopoguerra ai giorni nostri, quella che appunto ha preso il nome di riforma Cassese, quindi per noi è un onore oltre che un piacere avere qui con noi come relatore questa sera il professore Cassese. Le radicali innovazioni introdotte da questa riforma negli anni 90 traevano spunto da una convinzione fondamentale, e cioè che il divario di efficienza tra il mondo del pubblico e il mondo del privato era causato da due fondamentali aspetti. In primo luogo, una mancanza di separazione tra i compiti di indirizzo, cioè di scelta degli obiettivi, e i compiti di gestione, separazione esistente nel privato ma non esistente nella pubblica amministrazione, dove prima di questa riforma il politico firmava tutto, per capirci, e il burocrate non firmava nulla. Il secondo elemento che veniva adotto come deficit di efficienza del pubblico rispetto al privato era il fatto di avere un rapporto di lavoro ancorato molto al pubblico, per dirlo alla Zalone, il mito del posto fisso, e non invece uno strumento di privatizzazione esistente nel privato, dove al limite poteva anche accadere che alla mancanza di funzionalità o di efficienza potesse corrispondere l'interruzione del rapporto di lavoro. Quindi fu fatta questa scelta, questa grande svolta all'interno della pubblica amministrazione, con riferimento a tre punti fondamentali che oggi un po' tutti conosciamo, perché anche chi non è addetto ai lavori ha familiarizzato con queste novità. E questi tre punti prodotti da quella riforma furono la competenza attribuita ai dirigenti per l'adozione dei provvedimenti amministrativi e di spesa, una nuova e specifica responsabilità dei dirigenti, che non era più quella di dire ho svolto il mio compito, ma quello di avere raggiunto degli obiettivi, e quindi di legare una parte della retribuzione dei dirigenti al raggiungimento di quegli obiettivi di interesse pubblico, e in ultimo il cosiddetto spoil system, cioè la possibilità che un nuovo governo aveva di cambiare la dirigenza, il management pubblico, per avere una dirigenza più consona agli obiettivi politici da raggiungere. Devo dire per la verità che questo è un punto su cui il professore Cassese fu critico sin dall'inizio della riforma. Altri vollero, diciamo, comunque introdurre questo tema dello spoil system come portato di quella riforma. Ora, a 25 anni di distanza, un rapporto assai sofferto tra la pubblica amministrazione e i corpi intermedi, cittadini, imprese, associazioni, ci costringe in qualche modo a farci una domanda: cosa ne è stato di quei propositi originari? 25 anni sono un po' un tempo di bilanci. E a questo proposito occorre trarre spunto a mio avviso, da un giudizio critico che proprio un protagonista di allora, come lo stesso professor Cassese, qualche mese fa ha dato sul Corriere della Sera, allorquando, ragionando sullo stato attuale dell'amministrazione, la definiva appunto come una città sotto assedio. Quindi una parte del titolo è mutuata proprio da una riflessione del professor Cassese, dove vediamo oggi un'amministrazione gravata da obblighi procedurali. Pensiamo solo al sistema dell'anticorruzione, alla necessità di mettere in piano piani, programmi, sistemi di valutazione del rischio, tutto ciò che dovrebbe servire a far funzionare meglio l'amministrazione, ma che spesso diventa solo un aggravio di procedura a scapito della cosa più importante che chi lavora in amministrazione dovrebbe fare, cioè
preoccuparsi di chi è fuori dal palazzo, del benessere del comune di chi è fuori dal palazzo. Invece è come se questo tentativo di correggere sul piano delle procedure abbia prodotto un'autoreferenzialità. E in ultimo anche questo tema già evocato dello spoil system, che in qualche modo torna oggi più come limite che come possibilità attribuita alla politica di dotarsi di una struttura efficiente. Per cui abbiamo la dirigenza pubblica gravata della preoccupazione di compiacere al politico per mantenere, diciamo, l'incarico dirigenziale. Quindi ancora una volta un elemento che più che indurre a mettere al centro il servizio al bene comune, mette al centro altre cose. In una condizione di questo genere, noi sappiamo che il tema della pubblica amministrazione anche da parte del nuovo governo è tornato all'attenzione. È proprio di ieri la notizia che il Consiglio dei Ministri si avvia a varare un disegno di legge, ora vanno di moda i nomi, quindi abbiamo visto il decreto dignità, adesso ci sarà il disegno di legge annunciato dal Ministro Bongiorno come legge concretezza, disegno di legge concretezza si chiamerà così, che vuole rimettere un po' a tema alcuni aspetti della pubblica amministrazione. Capiremo, diciamo, anche dal contenuto del disegno di legge cosa accadrà. Certo, ci sono annunci che lasciano sperare, per esempio la necessità di rilanciare il tema del turnover nella pubblica amministrazione. Non so se voi sapete, noi abbiamo una delle amministrazioni pubbliche più vecchie in Europa, abbiamo un'età media di 50 anni contro i 34 anni dell'amministrazione francese. Abbiamo un'amministrazione fatta da un numero di dipendenti notevolmente minore di quello degli altri stati europei, differentemente da ciò che si pensa, anche in termini di spesa. Quindi questo tema del turnover è un tema importante anche dal punto di vista generazionale. Altri aspetti forse lasciano qualche punto di domanda: la preoccupazione di introdurre il rilevamento biometrico, cioè impronta digitale o riconoscimento dell'IDRI al posto del tesserino da beggiare per documentare la presenza in servizio del dipendente pubblico, forse qualche punto di domanda potrebbero suscitarlo, ma comunque non è questa la sede per approfondire. Resta da capire che in una condizione qual è quella attuale, in cui si continua ad avvertirsi il disagio di questo rapporto tra amministrazione e società, per dirle in una parola, diventa urgente domandarsi da che cosa può ripartire effettivamente questo cambiamento. Questo è il tema. Forse occorre dire che, diciamo, ciò che si è perso di vista in questi anni è che la centralità di ogni fattore di cambiamento, prima che la procedura, prima che il processo organizzativo, è il soggetto. Quindi cosa vuol dire recuperare la centralità del soggetto, cioè di chi lavora all'interno della pubblica amministrazione come fattore di reale cambiamento? Cosa vuol dire rilanciare in termini motivazionali, oltre che di competenza professionale, quella tensione etica necessaria al servizio per il bene comune? In una circostanza in cui spesso tutte le procedure adottate, per esempio per contrastare la corruzione, devono misurarsi con una corruzione che nell'amministrazione pubblica poi dilaga, quindi vuol dire che qualcosa come approccio forse va rivisto. Ecco, allora, questo è un po' l'orizzonte su cui questo dialogo si svilupperà, e sono certo che l'incontro di stasera saprà offrirci un significativo contributo di riflessione e di proposta, grazie ai protagonisti di questo dialogo, che io voglio ancora una volta ringraziare per aver accolto questo invito al nome della Fondazione per la Sussidiarietà e del meeting. Il professore Cassese, diciamo, sarebbe troppo lungo elencare, diciamo, le cose che ha fatto, quindi mi limito a dire quello che fa per ora, che è professore di Global Governance alla LUIS di Roma, giudice emerito della Corte Costituzionale e quant'altro. Ci vorrebbe solo un incontro per completare, diciamo, la lettura del curriculum. Padre Francesco Occhetta, redattore della Civiltà Cattolica ed esperto di problemi sociali, ringraziamo anche lui per la presenza. E Bernard Scholz, che gioca un po' in casa in questa arena, che è in qualche modo a questo incontro è la voce della società civile, della compagine sociale ed economica, il cui confronto è essenziale su questi temi, perché viceversa parlare dell'amministrazione senza il confronto con coloro che sono in qualche modo il termine del nostro servizio, ricordiamo la Costituzione parla di
pubblici dipendenti a servizio della nazione, quindi non del governo, della Repubblica o dello Stato, che porterà la voce e la riflessione proprio di una realtà importante e significativa come quella della Compagnia delle Opere. Ciò posto, mi taccio e passo subito il microfono al professore Cassese. Grazie. Come avete sentito, dobbiamo parlare di una città sotto assedio. Se una città è sotto assedio, bisogna innanzitutto sapere chi sono gli assedianti e poi chi sono gli assediati. Gli assedianti sono almeno tre. Primo, il Parlamento. Perché il Parlamento è un assediante rispetto alla pubblica amministrazione? Perché una delle massime aspirazioni dei nostri parlamenti è quello di adottare delle leggi auto-applicative. Avrete sentito molte volte questa espressione amata da molti ministri. Ora, una legge auto-applicativa vuol dire una legge per attuare la quale si può fare a meno della pubblica amministrazione. E quindi la pubblica amministrazione in qualche modo è rifiutata, esclusa dal processo di attuazione di quella legge. Il secondo assediante è costituito dai troppi controllori, ma non quelli che controllano dopo, ma quelli che controllano prima. Famoso controllo preventivo che 25 anni fa cercammo di sopprimere eliminando i controlli preventivi della Corte dei Conti, o meglio riducendoli fortemente. Ora la Corte dei Conti di nuovo esercita controlli preventivi e a questi si sono aggiunti quelli onnicomprensivi dell'ANAC, cioè dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il terzo assediante è costituito dal mondo politico. Perché è un assediante il mondo politico? Perché non si limita a svolgere un'attività di indirizzo dell'amministrazione, cosa necessaria, perché l'amministrazione deve essere guidata dai governi e dalla politica, ma ha anche un altro potere che è stato assegnato al corpo politico a tutti i livelli e che è riassunto con quelle due parole di origine americane, spoil system, che vuol dire sistema delle spoglie. Sistema delle spoglie vuol dire che il vincitore prende le spoglie del vinto. Questo comporta che al passaggio dei governi vi sono una serie di funzionari di alto o basso livello che diventano improvvisamente dei precari, perché possono essere confermati o non confermati dal nuovo governante. Questo è un fenomeno che non ha un'influenza solo diretta su chi deve essere confermato, ma anche indiretta, perché quello che verrà confermato sarà un fedele del nuovo governo, del nuovo partito che è al governo, e a sua volta, quando dovrà scegliere i suoi collaboratori, naturalmente sentirà l'opinione di chi è stato il suo padrone. E quindi si crea in questo modo una catena per cui il direttore sanitario della ASL è nominato in base a dei criteri che ora sono stati attenuati di spoil system. E naturalmente anche i barellieri, anche gli infermieri saranno scelti sulla base di criteri che sono di appartenenza politica. Se voi aggiungete il forte intervento dei giudici, delle procure penali, dei giudici amministrativi, vi rendete conto quindi che abbiamo legislatori, controllori interni,
politici e giudici, che sostanzialmente stringono nelle loro braccia l'amministrazione, non lasciandola respirare. Adesso passo al secondo punto. Chi è l'assediato? L'assediato è quello che chiamiamo pubblica amministrazione. Errore, perché dovremmo parlare al plurale. Quando parliamo di pubbliche amministrazioni, noi stiamo parlando di più di 3 milioni di persone. Stiamo parlando cioè della più grande, del più grande datore di lavoro italiano, della più grande azienda produttiva del nostro paese. Questo corpo molto vasto, che è composto di migliaia di unità, i comuni sono 8.000 e le regioni sono 20, e poi ci sono i ministeri, e poi ci sono gli uffici periferici dei ministeri, cioè quelli che sono dislocati in periferia, ha una caratteristica principale che purtroppo eredita da un secolo di storia, cioè è un corpo costituito in prevalenza di amministrativi con una scarsa presenza di tecnici. Voi avete letto i giornali in questi giorni? E che cosa abbiamo capito in questi giorni? Che il concedente delle concessioni autostradali ha un ristrettissimo numero di tecnici che siano in grado di vedere se gli stralli del cavalcavia o del viadotto sono o non sono in funzione accuratamente. E quindi lo Stato a che deve rivolgersi? Si rivolge a dei professori universitari, si rivolge all'esterno. Quindi c'è uno Stato che in qualche modo ha rinunciato a svolgere direttamente alcune funzioni e la fa svolgere da altri soggetti. Badate bene, non il concessionario in questo caso, sto parlando dei controllori del concessionario, che dovrebbero stare nel corpo del concedente, che è lo Stato italiano che dà la concessione. In secondo luogo, questo è un corpo che ha fatto periodici digiuni e altrettanto periodiche abbuffate. Voi sapete che il modo peggiore per nutrirsi è quello di digiunare e poi compensare il lungo digiuno con delle grandi abbuffate. È questo che ha fatto sempre lo Stato. E quindi, che vi posso dire, sono state bloccate le assunzioni finora, ma quel ministro che citava poc'anzi, Taormina, ha annunciato per quel Consiglio dei Ministri che lui citava l'assunzione di 450.000 persone. 450.000 persone rapportato a 3 milioni di persone è non una abbuffata, ma una tripla abbuffata, perché voi capite bene che inserire tutte queste persone nella pubblica amministrazione sarà complicato. Queste persone non debbono essere solamente selezionate, debbono essere guidate, bisogna che ci sia qualcuno che gli spieghi come si lavora, bisogna che ci sia qualcuno che li istruisca nello svolgimento delle loro attività quotidiane, perché come si vuol dire nessuno nasce imparato, no? Il lavoro amministrativo è un lavoro in cui prevale quello che gli inglesi chiamano learning by doing, cioè imparare le cose facendole, e bisogna farle poi bene sotto la guida di qualcuno. L'ultimo fattore negativo dell'assediato è quello costituito dal fatto che le persone vengono scelte in base ad un criterio che è prescritto, cioè scusate, una procedura che è prescritta dalla Costituzione e che è fondamentale, il concorso, ma molte invece vengono assunti sulla base di criteri discrezionali ad hominem, cioè scelgo questo e non scelgo quell'altro, senza una competizione.
la costituzione delle sacche di precari che poi vengono stabilizzati. Quindi noi oggi abbiamo, ci sono oggi ministeri nei quali i direttori generali sono persone che sono state assunte nel 1985 sulla base della legge sull'occupazione giovanile, che fu una legge per agevolare l'immissione nella pubblica amministrazione. Sono direttori generali, badate bene, e sono stati praticamente scelti senza un criterio, e principalmente sono stati scelti non sulla base di una concorrenza, di una competizione aperta in cui tutti avevano diritto di partecipare alla competizione, quindi scelti male. E il secondo difetto, quando si fanno i concorsi, è che i concorsi sostanzialmente si svolgono come un insieme di esami universitari, e quindi si fa il concorso, bisogna conoscere il diritto amministrativo e si fanno le domande al concorrente che quel concorrente ha avuto quando faceva la facoltà di giurisprudenza dal professore di diritto amministrativo. Quindi delle prove di tipo mnemonico, astratto, teorico, non pratico, per svolgere una funzione che è eminentemente pratica, amministrativa, gestire dei servizi, gestire un'azienda sanitaria locale, gestire un'amministrazione che si interessa dei trasferimenti del personale. E come riesce a svolgere un'attività di questo tipo una persona che conosce solamente i principi di diritto amministrativo? Perché i concorsi non vengono fatti secondo dei criteri che misurano invece le capacità pratiche, la capacità di organizzazione del proprio lavoro, la capacità di lavorare con gli altri, la capacità di collaborare, la capacità di risolvere conflitti, perché nella vita e nell'amministrazione vi sono conflitti? E tutto questo è peggiorato dal fatto che le riforme amministrative le fanno sempre quelli che non sanno, e quindi non sanno farle. Perché? Perché le riforme amministrative noi le aspettiamo sempre dal corpo politico, ma il corpo politico in Italia è un corpo transeunte, e il governo attuale credo che sia il 65esimo della Repubblica Italiana, e qualche anno fa avevo calcolato che dall'Unità d'Italia eravamo arrivati al 130esimo governo. Se voi togliete i 20 anni del fascismo, vi rendete che stiamo al livello di un governo per anno. Domanda: se l'amministrazione è dominata dal criterio della continuità, come può un corpo politico, Parlamento e governo, pensare ad una riforma se c'ha davanti soltanto 10 mesi? Dategli il tempo di entrare in funzione, di firmare, di giurare davanti al Presidente della Repubblica e così via. C'è una tale distonia tra la durata in carica di chi dovrebbe programmare e la durata in carica invece e la continuità dell'amministrazione, che rende praticamente impossibile fare una vera riforma dell'amministrazione, che richiederebbe di stare lì almeno 10 anni, 8 anni, per poter assicurare un disegno degli orientamenti applicativi, un'esecuzione e un controllo dell'esecuzione, perché queste sono le 4 fasi fondamentali della riforma amministrativa. Taormina prima ha parlato dei tentativi di riforma che facemmo nel governo di cui ho fatto parte, che era il governo Ciampi, il 50esimo governo della Repubblica Italiana nel 93-94, ricordando il quarto di secolo che è passato. Se vi dovessi dire il tentativo che abbiamo fatto allora, lo riassumerei in 2 punti.
e con questo termino. Il primo punto è spostare l'attenzione dagli erogatori del servizio agli utenti del servizio. Fino al 1993 la riforma amministrativa era concepita come una riforma degli impiegati, mentre la riforma amministrativa deve essere concepita come una riforma in funzione dei consumatori, che siamo tutti noi, quelli che sono utenti della pubblica amministrazione, quello che va nell'ufficio dello Stato civile che chiede un documento d'identità, quello che deve iscrivere il figlio a scuola. È in funzione dell'iscrizione del figlio a scuola, è in funzione dell'erogazione, della concessione del documento d'identità che esiste la pubblica amministrazione. E come ha scritto un grande giurista, con una frase quasi biblica, in principio sono le funzioni. Va a guardare innanzitutto qual è lo scopo per cui bisogna agire. Quindi il primo tentativo è stato questo, cercare di mettere in primo luogo i consumatori e gli utenti e solo in secondo piano i dipendenti e gli erogatori del servizio, perché diciamo la verità, la scuola ci stanno, le scuole ci sono per insegnare agli studenti, non per dar lavoro agli insegnanti. È vero questo? E se è vero questo, bisogna che ci si preoccupi innanzitutto dell'istruzione e poi di chi distribuisce e dà l'istruzione. E la seconda cosa è stata una lezione di metodo. Lezione, vi posso assicurare, che nessuno ha ascoltato dopo. La lezione di metodo è che bisogna conoscere per deliberare. Questa era un'espressione adoperata da Luigi Einaudi, Presidente della Repubblica Italiana. Conoscere per deliberare vuol dire che non si va in Consiglio dei Ministri dopo due mesi di attività del governo proponendo un disegno di legge. Perché? Perché bisogna prima analizzare il problema, poi bisogna preparare un rapporto, renderlo pubblico, discuterlo, raccogliere le opinioni intorno a questo problema, perché possono esserci delle opinioni. Gli stessi sostenitori della democrazia diretta lo dimenticano questo, e quindi noi abbiamo il paradosso adesso di un governo che proclama la democrazia diretta, ma che poi quando deve fare la riforma della pubblica amministrazione non applica nessun criterio che sarebbe quello della democrazia diretta, cioè almeno la consultazione preventiva sugli indirizzi di governo. Una volta preparato un documento con gli indirizzi di governo, si procede a un dibattito e dopo il dibattito si prendono delle decisioni e queste debbono essere realizzate. Come aveva cominciato a fare Giannini 10 anni prima, a quell'epoca noi facemmo un grosso rapporto di 300 pagine, una radiografia della realtà, come fa un medico quando deve tenere in cura una persona, poi un piccolo rapporto di 30 pagine in cui erano indicati gli obiettivi, gli strumenti e le procedure per realizzare le riforme, e poi queste, nella misura in cui un governo che dura 14 mesi lo può fare, furono realizzate. Ecco, io penso che queste siano due lasciti, diciamo. Il primo lascito è quello, non vi dimenticate che l'amministrazione sta lì per gli amministrati, non per gli amministratori. E il secondo lascito è, non ci dimentichiamo che la riforma dell'amministrazione non si fa nel chiuso di una stanza, si fa studiando attentamente l'amministrazione e poi proponendo, discutendo e poi infine realizzando. Questo era quel poco che vi potevo dire sinteticamente su un'esperienza vissuta un quarto di secolo fa. Grazie, straordinario. Se tutto il poco fosse di questa portata, diciamo,
avremmo di che ragionare per un altro quarto di secolo. Diceva il professor Cassese di quello che in fondo è un salto culturale, sembra un'ovvietà ma è un salto culturale da realizzare, nel guardare i temi dell'amministrazione, rimettere al centro i destinatari dell'attività amministrativa, i cittadini, le imprese, i corpi intermedi e non chi lavora all'interno del palazzo. Ma questo passaggio non è solo un passaggio procedurale delle norme, implica una vera e propria transizione, un passaggio culturale, e qui su questo aspetto credo che ci possa dare un grosso contributo padre Occhetta. Bene, vorrei ringraziarvi anzitutto della vostra attenzione, ringraziare lei dottor Taormina, il meeting per l'invito e questa festa dell'incontro anche, e poi dirvi anche che sono molto onorato di poter stare qui col professor Cassese e il dottor Schulz. Io vorrei entrare nel tema con un versetto del Talmud, perché vorrei toccare questo tema a livello antropologico ed etico su tre punti brevi. Dice questo versetto: ricco è colui che si accontenta di quello che ha, potente è colui che controlla i suoi istinti, sapiente è colui che è in grado di imparare da tutti. Allora, queste tre citazioni mi permettono di fare tre premesse. La prima: la pubblica amministrazione, lo ha detto il professor Cassese, che è veramente un'autorità sul tema, è una comunità di persone, non è una meta idea, non è una cosa, ma ha una sua coscienza morale che, se è formata, funziona in una certa maniera, se è lassa o rigida, funziona in un'altra maniera. I nostri filosofi, i filosofi dell'Ottocento ce lo ricordavano: chi ha un perché ha sempre poi nella vita, diciamo così, riesce anche ad accordare il come fare le cose. Allora noi dobbiamo capire qual è oggi il perché della pubblica amministrazione, questo è il primo dato. Perché? Perché la ricchezza è l'antidoto, la ricchezza intesa come lo dice il Talmud, è l'antidoto a che cosa? Alla corruzione. Sono troppo alti i livelli di corruzione che stiamo raggiungendo nel nostro paese. Io ho vissuto in tanti altri paesi nel mondo. Non è tanto il sistema democratico, che il migliore al mondo rimane la democrazia, ma quanto sono i livelli di corruzione che non permettono l'accesso ai cittadini di potere, e l'uguaglianza ai cittadini. E quindi questo versetto ti dice come è colui che si accontenta di quello che ha è ricco, è già ricco. Il potere, questo versetto, prima di imporlo sugli altri, è un potere del governo di sé, che inizia anche da chi è in prima linea. E la sapienza, guardate, è la condivisione di ciò che funziona per metterlo in rete. Il secondo punto: la pubblica amministrazione è come un trasatlantico. Il professor Cassese lo ha già detto: 3 milioni e 200 mila impiegati. Solo le forze di polizia e le forze armate hanno quasi 500.000 di persone, la magistratura 10.000 persone, gli enti pubblici non economici come l'INPS, l'INAI 53.000, le regioni, le autonomie locali quasi 600.000, il servizio sanitario nazionale quasi 700.000 persone. Chi tiene il timone per virare questo trasatlantico? Chi lo tiene? Quanto tempo occorre per virare un trasatlantico così grande? Verso dove dirigerlo? Questo è il punto per noi. Dove dobbiamo dirigerlo? Quindi la prima, diciamo, carta che vorrei mettere alla nostra riflessione è: che idea di Stato noi vogliamo? Quali idee di riforme, anche costituzionali, devono esserci per sbloccare qualche cosa che si è inceppato oggettivamente, perché è troppo pesante. Quando io ero amministratore pubblico, sono stato giovane, avevo 19 anni, c'erano tre regole per giudicare il buon amministratore. Il buon amministratore era quello che si teneva aggiornato e che andava oltre la rassegna stampa, curava la propria formazione, la curava, aveva un suo, una sua sintesi. Era un buon amministratore quello che faceva rete con altri amministratori, magari di comuni vicini, e mettevano insieme le buone pratiche. E la terza dimensione era quello disposto a cambiare funzione e non a irrigidirsi o alienarsi nella stessa funzione, dopo un po' di anni, non necessariamente dopo pochi.
solo che la letteratura dice, della scuola del professor Cassese, che bravi amministratori così ne abbiamo un 30%, poi abbiamo un 40% di tendenti amministratori che potrebbero entrare in quest'area e poi abbiamo un 30% di amministratori che oggettivamente fanno fatica e nel trasatlantico remano contro. Il terzo punto, la pubblica amministrazione italiana è la sua storia. Cosa voglio dirvi con questo? Noi non abbiamo scelto la discontinuità nel passaggio dal regno al fascismo e, se volete, a me non piace questa definizione, alle due repubbliche. Non abbiamo scelto discontinuità. Cambiavano i politici, ma rimaneva il corpo della pubblica amministrazione. Scoppola racconta come il PC e la DC avevano fatto un patto su questo nel poter far continuare diciamo l'amministrazione fondamentalmente fascista dopo il passaggio dal fascismo alla Repubblica. Allora, la cultura cattolica ha una grande responsabilità, secondo me. Ha sempre puntato molto sul costituzionalismo e ha sempre trascurato la vita dell'amministrazione pubblica, lasciandola in mano a quella che noi chiamiamo la cultura laica. Non siamo mai entrati per vedere che cosa c'è in questo scatolone che è come la matriosca, che è difficile adesso da capire, perché l'abbiamo trascurata. Ci siamo occupati di costituzionalismo e Otto Maier dice: le costituzioni passano, ma le pubbliche amministrazioni restano, e noi abbiamo una grande responsabilità in questo. Per cui il secondo punto che vorrei dirvi è di ritornare anche come cultura, diciamo cattolica, a occuparci di pubblica amministrazione. È stato scelto poi il modello borbonico e dello Stato Pontificio a livello culturale, che noi lo sedimentiamo ancora nella nostra memoria. Che cosa ha questo modello? Che la rigidità nelle norme poi vive di elasticità dell'applicazione. Si poteva scegliere il modello teresiano, io sono torinese, quello del Veneto e della Lombardia, che aveva un controllo molto più rigoroso di quello borbonico. Abbiamo scelto il primo e ancora si sedimenta rigidità nelle norme ed elasticità nell'applicazione. E poi, negli anni 70, l'ingerenza dei partiti nella vita politica dell'amministrazione, che cosa ha fatto? Ha fatto sì che l'amministrazione diventasse una matriosca di addizioni, e quindi più ministeri, aziende di Stato, enti pubblici, società a partecipazione pubblica, regioni a statuto speciale, province autonome, tutte con le loro burocrazie. Elia parlava di questo già negli anni 70. Tutto questo era già chiaro in un rapporto che ha già citato il professor Cassese, del rapporto di Giannini nel 79, che diceva, attenzione bene, queste sono righe importantissime: è causa di amarezza constatare che lo Stato non sa di se stesso ciò che il più semplice imprenditore sa della propria azienda. Questa è la domanda che noi dobbiamo fare e dobbiamo farci. Allora, qui per noi è centrale non tanto chiedere l'ennesima riforma della pubblica amministrazione, che è giuridica, ma quale modello di Stato vogliamo. Io cito sempre nelle mie conferenze l'immagine di Aristotele dell'arciere. Aristotele parla dell'arciere come l'arco, l'arciere e dove dirigere la freccia. Molto spesso noi, quando parliamo di amministrazione, di pubblica amministrazione, noi siamo concentrati sull'arco, sui codici, sulle procedure, sulle leggi, e le abbiamo schiacciate, tant'è che la persona, il soggetto, non ha quasi potere discrezionale, non ha potere di discernimento, diremmo noi gesuiti, perché la norma dice quello che deve fare. Negli anni 90 in più, io ero consigliere allora, quando è saltato il sistema, gli amministratori pubblici hanno iniziato a diventare impauriti, avevano paura di tutto, e per cui la pubblica amministrazione era gestita dagli amministrativisti, dagli avvocati, perché dicevano lettera su lettera cosa dovevano fare, perché avevamo tutti paura in quegli anni. Questa paura è sedimentata nella nostra coscienza e c'è ancora. Allora, quello che voglio dirvi è questo, e finisco. Il Cardinal Martini nell'84 si è posto una domanda e si è chiesto: esiste ancora un'etica nel lavoro pubblico? E lui diceva di sì, però con alcune condizioni, e faceva tre passaggi. Il primo, lui chiedeva di bilanciare il potere che ha l'amministratore pubblico con la dimensione razionale della ragione, che ti fa calcolare, l'uomo morale, le conseguenze di quello che fai, e poi gli diceva
contemperarlo con la dimensione della giustizia, quella della giustizia. Lui diceva: in un certo senso interessa più una concezione sostanziale che non formale di lavoro pubblico, e potrei esprimerla così: lavoro pubblico o servizio pubblico è quello che di fatto, dal punto di vista del bene comune, occupa un posto determinato o almeno di notevole rilievo. E questo è il punto. L'amministratore pubblico deve costruire bene comune e il parametro è il cittadino. Conta meno, deve contare meno il francobollo messo o non messo rispetto a un bisogno di una persona che non ha voce o è povero, che in quel momento per forma non può avere accesso alla pubblica amministrazione, capite? E questo gioco noi gesuiti lo chiamiamo discernimento. Il discernimento si fa sempre sulla persona, mai sulla legge. Perché? Perché abbiamo un fenomenico, che è il fenomenico è ciò che è, il reale, e poi c'è una fenomenologia. Allora, il professor Cadese è una fenomenologia, l'interpretazione del fenomenico, e ci vogliono. Ma tra il fenomenico e il fenomenologico, se noi lo schiacciamo, la pubblica amministrazione diventa burocrate, e a noi non serve una burocrazia di questo genere, ma noi dobbiamo lasciare la maglia ampia, perché in questo spazio tra la realtà e l'interpretazione della realtà ci sia discernimento umano di chi ha potere per farlo. Questo è fondamentale. Quindi bisogna allargare le norme, non serve continuare ad aggiungere codici. Io seguo tanti giornalisti, loro hanno 16 codici. Quando sono in crisi, una categoria, cosa fanno? Aumentano i codici. Ma se non li rispetta nessuno, cosa li aumentiamo a fare? Bisogna toglierli. E qual è il punto? È la trasparenza. Rendere semplificati i processi. Più si è trasparenti e i processi sono semplici, meno la corruzione si innerva. E quanto sarebbe bello un paese con meno corruzione? Diciamoci la verità, tutti insieme. E a partire da me, non sto giudicando nessuno, a partire da me. Vorrei aggiungere un'altra cosa rispetto a questo. Negli atti della Costituente, lo Stato deve servire le persone e soprattutto la società. Allora io vi vorrei dire: riattiviamo la vita della società per sbloccare anche la vita della pubblica amministrazione, perché è lì la nostra vita. Non è tanto riformare, io sono per una riforma della Costituzione importante, questo senz'altro l'ho scritto, ho pagato anche un prezzo nello scrivere e lo rifarei. Ma la vita vera della società è nella società. Perché per noi, nella nostra tradizione, è importante questo? Perché da persone sole nelle quali noi siamo, nel nostro status, la società ci fa diventare persone, essere in relazione ad altri. Ti sposi, entri in una comunità di religiosi, hai un'associazione, hai il partito, hai l'impresa. Tutta questa dimensione che è sociale ti fa diventare persona, essere in relazione, impari a perdonare, a vivere con gli altri e a costruire bene comune. Dunque ciascuno di noi deve chiedersi: ma che io che mattone porto di bene comune agli altri? Disfo solo oppure aggiungo? Perché disfare la parte destruens è troppo semplice, la parte costruens è troppo difficile. E sono pochissime le persone che la fanno. Qui abbiamo un protagonista del nostro paese, ma non possiamo contare i protagonisti sulle dita delle mani. L'ultima cosa che voglio dirvi è questa: la cultura populista sta minacciando la pubblica amministrazione per un punto molto grande, quello della disintermediazione. C'è un testo del 1912 che dice che i populismi sono come delle onde che si scagliano su governi e istituzioni e li minacciano, sono come delle onde, sono come delle burrasche e compromettono la funzione del politico e dell'amministratore pubblico. Perché, dice questo testo? Perché da popolari, i politici e gli amministratori pubblici, ad un certo punto alcuni di questi, o comunque la percezione di alcuni di questi, diventano
aristocratici, si staccano dalla popolazione, non respirano più quello che era la loro emanazione. Allora noi dobbiamo ritornare a questa dimensione. Come si fa a ritornare a questa dimensione? Ci sono una serie di riforme. Anzitutto tenete conto che quando i costituenti hanno parlato dell'articolo 54 e 98 parlavano del servizio da dare alla nazione come comunità di persone, non come Stato o ancora peggio come governo, perché essere, diciamo così, sudditi di un governo significa essere troppo di parte. L'amministrazione pubblica deve essere super parte, sub lege libertas, sotto la legge la nostra libertà, non sopra. Non c'è un leader che può fare più della legge da noi, non può farlo, perché noi abbiamo questa storia e la crediamo. Ma le riforme possibili che ci sono, le schematizzo, sono, a mio giudizio, sono queste. Anzitutto, spero che non ridiate, nella mia piccola esperienza di amministratore, poi l'ho seguito questo campo, la riforma degli spazi. Molte volte gli amministratori si mandano mail, non si parlano. Io accompagno dei dirigenti della pubblica amministrazione che mi dicono che il 70% del loro tempo è sciogliere le tensioni a volte e le incomprensioni che si ha dal non parlare insieme, dal non incontrarsi. Allora ci sono degli spazi, delle possibilità comunitarie che vanno rilanciate. Primo. Secondo, la dialettica e la condivisione delle informazioni. Molto spesso nelle nostre amministrazioni la tensione cresce perché non si sanno i dati o non si sa che cosa sta cambiando e si genera paura, si genera la possibilità di dire ma cosa sta succedendo, solo la mia testa. E invece di costruire, che cosa si fa? Si frena, si decostruisce. Allora qui noi dobbiamo, secondo me, ma non lo possiamo fare per come un codice o una legge, lo dobbiamo fare come cultura, capite? Come cultura antropologica, porre quelle condizioni in cui le decisioni sono partecipate, vengono almeno i dati vengono messi sul tavolo. Terzo punto, gli straordinari devono essere mirati, non a gettito per far piacere. Chi consegue un risultato concretamente è importante che sappia che lì ci può essere un premio da dare, perché l'incentivo e il merito sono importanti nella pubblica amministrazione. Quarto, la rotazione delle mansioni. Questo lo dico ancora, io credo molto a questo. Lo dico perché da gesuita, quando io ruoto nelle mansioni che ho, nasce nuova vita, ma lo dice anche il Vangelo, quando noi potiamo nasce nuova vita, altrimenti sono rami a volte insecchiti che non fanno più frutto o sono frutti immangiabili. Potare, che non vuol dire amputare, significa dare nuova vita, allora capire là dove nasce la nuova vita. E poi guardate, da pubblico amministratore io ricordo che la questione degli appalti era un problema per noi. Il minimo ribasso è troppo poco, ci vogliono altri criteri e ci vogliono criteri anche di controllo non solo a ante ma post. Se io do dei criteri e una ditta mi vince con quei criteri, io la devo controllare anche se questi criteri vengono poi nel tempo soddisfatti, perché altrimenti i soldi pubblici vengono volatilizzati ed è un'umiliazione per tutti. Come dicevo, il ritorno della nostra cultura nella pubblica amministrazione, perché è importantissima, perché è la pubblica amministrazione che può far riattivare l'incontro solidale con i cittadini, soprattutto quelli che non ce la fanno, e poi creare questa cultura nuova di azienda anche all'interno della nostra Costituzione. La riforma della pubblica è un problema gestionale, non è un problema giuridico. Noi ci eravamo lasciati l'anno scorso con una piccola storia, quando abbiamo parlato di lavoro, se qualcuno c'era, era la storia del viandante nella città medievale che entrava, vedeva due muratori costruire e chiede ma cosa state facendo? Un muratore gli dice stanco, senza nessuna voglia di lavorare, dice sto ammassando mattoni, e l'altro gli dice guardi sto costruendo la cattedrale della mia città. Allora i due stavano facendo la stessa cosa, ma noi a livello morale e a livello antropologico o andiamo a fecondare dei pubblici amministratori l'intenzionalità morale, che è esattamente la bussola etica che li muove
ma è che deve essere una dimensione anzitutto personale, poi comunitaria, di una coscienza civile che si risveglia, o altrimenti si è paragonabili al primo muratore che stanco dice non ce la facciamo. Io credo che ci sia ancora parecchio spazio culturale e politico per poter recuperare la seconda intenzionalità. Grazie a tutti. Se ci avete fatto caso, le linee di riforma che ha tracciato padre Occhetta chiamano tutte in causa una dimensione, la dimensione morale, l'ha detto lui, come la dimensione del fine, e la dimensione del dialogo, dello spazio di dialogo con chi è destinatario anche di quel bene comune che l'amministrazione concorre a costruire non da sola. E questo ci riporta al confronto con la società. Ecco, a questo chiederei un contributo a Bernard. Quanto tempo ho? Allora, buonasera, grazie per questo invito. Io sono nella posizione fortunata che il professor Cassese e il padre Occhetta hanno già parlato dei problemi inerenti alla pubblica amministrazione, quindi vorrei parlare del dialogo fra i corpi intermedi e la pubblica amministrazione. Normalmente quando si parla di questo dialogo si parla dei corpi intermedi, delle varie associazioni dal punto di vista della rappresentanza, meno pressione fiscale, riduzione dei tempi di autorizzazione, semplificazioni, maggiore trasparenza. L'elenco è lunghissimo, non lo faccio perché non è di questo che voglio parlare, lo sappiamo tutti. Tutti i giorni i giornali sono pieni. Però questo dialogo spesso si fa difficile per una incomprensione reciproca. E lì voglio arrivare. Non è che ci sia sempre l'astio che arriva fino a accusare gli uni di essere fannulloni e gli altri di essere evasori. Ma c'è una incomprensione che nasce dal fatto che non si mettono a tema i problemi che oggettivamente esistono, e quindi bisogna guardare bene quali sono questi problemi che insieme devono essere affrontati. Io voglio partire da un dato, che la pretesa nei confronti della pubblica amministrazione di risolvere problemi che oggettivamente non può risolvere, almeno non può risolvere da solo, crea non solo inefficacia ma proprio anche questa incomprensione. Vi elenco alcuni di questi problemi: il venir meno della capacità educativa delle famiglie, il crescente disagio sociale di tanti giovani, abbiamo 2 milioni di NEET in Italia, la solitudine delle generazioni anziane, una povertà sempre più sommersa, nuove forme di devianza sociale, la disgregazione del tessuto sociale nelle periferie delle nostre città, la denatalità con tutte le sue cause e tutte le sue conseguenze. Poi si aggiungono i fenomeni della corruzione, della collusione, tutto quello che è stato detto. Abbiamo a che fare quindi con indebolimento della società civile e quindi un aumento di problemi sociali, problemi etici. E pensare che la pubblica amministrazione possa risolvere tutto questo, secondo me, è semplicemente fuorviante. Vi voglio fare 3 esempi. Pensiamo alle scuole. Voi sapete che in primavera sono stati pieni i giornali di fatti molto deplorevoli dove ragazzi sono stati assai violenti nei confronti non solo di altri ragazzi ma addirittura degli insegnanti. Allora che cosa occorre? Occorrono insegnanti molto autorevoli, con un grande cuore, molto dedicati al bene dei ragazzi. Domanda: lo Stato può creare insegnanti così? No. Altro esempio, sanità. Noi abbiamo strumenti di terapia e di diagnosi sempre più sofisticati con costi elevatissimi. L'abuso di questi strumenti aumenta i costi. Cosa deve fare lo Stato? Deve mettere delle procedure che inevitabilmente non sono più in grado di contemplare la singolarità del caso. Diventano generici e quindi da un certo punto di vista ingiusti. Occorre una grande ragionevolezza da parte dei pazienti, da parte dei medici. Lo Stato lo può generare? No. Adesso vi leggo un pezzo sugli appalti pubblici che è stato pubblicato
che è stato pubblicato sul Corriere della Sera prima dell'estate. Allora, tenete conto che in Italia i tempi di opere che superano 10 milioni durano 8 anni, quelli che arrivano ai 100 milioni durano 14 anni, cioè più inefficace di così è difficile. L'articolo conclude così: nel nostro paese la corruzione si annida proprio negli appalti di opere pubbliche, e questo è vero. La buona notizia è che nel 2016 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, con lo scopo di rendere le procedure più selettive e trasparenti. La cattiva notizia è che il nuovo regolamento sta contribuendo a dilatare ulteriormente dei tempi del 50%. Allora, abbiamo il dilemma fra un'educazione necessaria che lo Stato deve erogare e che non può garantire. Abbiamo il dilemma fra la maturità dei cittadini, dei quali lo Stato dipende per non avverare i suoi costi, ma che non può creare o generare. Abbiamo il dilemma fra efficacia degli appalti pubblici e il loro controllo. Ci sono altri, uno dei dilemmi che viviamo tutti sempre di più, il dilemma fra sicurezza e privacy. Cioè, questi sono temi oggettivi dove non esistono colpe di qualcuno e vanno affrontati insieme con la massima trasparenza. Ed è questo il punto sul quale si inseriscono i corpi intermedi. Perché i corpi intermedi sono quel luogo dove le persone fanno esperienza di sé, un'esperienza positiva proprio nelle relazioni che vivono, fanno esperienza che è un bene per sé, impegnarsi per il bene comune, per il bene degli altri, e che questo porta a una maturazione di sé e del contesto nel quale vivo. Senza relazioni, e insisto, relazioni sistematiche, non casuali, perché il corpo intermedio è caratterizzato dalla sua sistematicità, dalla sua durata, questo non avviene. E faccio subito esempi. Immaginatevi una persona che lavora nella protezione civile, nella Croce Rossa, nel banco alimentare, nel banco farmaceutico, che fa parte di un'opera sociale, che si impegna nel suo quartiere. Sono persone che creano un bene e riducono la pretesa nei confronti dello Stato, della pubblica amministrazione, A perché risolvono già tanti problemi per il bene loro e degli altri, e secondo perché non c'è più la pretesa di confronto allo Stato, perché di fronte a certi problemi sei consapevole che questo non è o non può essere un problema amministrativo. Vi dico adesso velocemente tre esempi virtuosi invece dove questo è avvenuto negli ultimi tempi. Il piano Industria 4.0, riconoscendo il merito, non lavorando con la burocrazia, non lavorando a pioggia, ha favorito chi è realmente investito e cambiato. L'ITS, Istituti Tecnici Superiori, ancora molto farraginosi, ma un ottimo esempio di collaborazione fra pubblico e privato per la professionalizzazione dei ragazzi, e il welfare aziendale. Sono tre esempi, adesso non entro in merito di tutto, per dire che è possibile farlo, ma tutti questi hanno come presupposto che c'è un soggetto maturo nella società. Allora vuol dire che la pubblica amministrazione è tanto più efficace, tanto più il suo interlocutore è un soggetto maturo. Adesso vorrei leggere un testo famoso di Böckenförder, che lei sicuramente conosce. Scusate se la citazione è un po' lunga, ma ci tengo tanto per un scopo specifico. Lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non è in grado di garantire. Questo è il grande rischio, e io sottolineo che è un grande rischio, che esso sia assunto per amore alla libertà. Da una parte esso può esistere come Stato liberale solo se la libertà che esso garantisce ai suoi cittadini si regola dall'interno, come dire a partire dalla sostanza morale del singolo e dall'omogeneità della società. Dall'altra parte, se lo Stato cerca di garantire da sé queste forze regolatrici interne attraverso i mezzi della coercizione giuridica e del comando autorativo, esso rinuncia alla propria liberalità e ricade su un piano secolarizzato
a quella stessa istanza di totalità da cui si era tolto dalle guerre civili confessionali. La grande domanda che si pone rispetto alla politica, democrazia, ma anche alla pubblica amministrazione è questa: da dove nasce, che cosa genera la sostanza morale e l'omogeneità sociale? Per me i corpi intermedi hanno questo come primo compito, non la rappresentanza, che è un di cui, perché altrimenti diventano veramente delle lobby di basso livello. Perché se io vado a parlare con la pubblica amministrazione, io devo poter parlare in base a un'esperienza virtuosa di impresa, di opere sociali, di esperienza civile, altrimenti è semplicemente la pretesa che un altro risolva problemi che io non voglio e non posso risolvere. E questo alla fine mette a repentaglio anche la democrazia, perché diseduca la gente dalla responsabilità, e la democrazia vive di responsabilità di ognuno, non in un modo delegabile ad altri. E per questo io penso che guardare esempi virtuosi, adesso ho letto l'altro giorno che abbiamo in Italia 4.000 famiglie che si sono assunte responsabilità di accogliere minorenni rifugiati senza accompagnamento. Questa è la società civile italiana. L'Italia è la società con il maggior numero di volontari, con 4 milioni in Europa, il maggior numero. Solo che questo viene troppo poco valorizzato, rimane lì, è come un pietismo sociale. Queste sono forze sociali democratiche che devono essere valorizzate e messe in rete, perché altrimenti rimangono anche senza voce. E quindi c'è il presupposto, non dobbiamo parlare di cose che non ci sono, dobbiamo parlare di cose che ci sono e che vanno rafforzate. Perché si possono parlare per un secondo della Compagnia delle Opere. Io non pretendo che la nostra associazione abbia come primo compito di dire o di chiedere allo Stato cosa deve fare. La prima questione è creare un'imprenditorialità vera, utile e orientata al bene comune. Questo è il primo compito dell'associazione, formare le persone. E oggi come oggi c'è un tema fondamentale, che un'associazione, un corpo intermedio, deve aiutare le persone a affrontare la complessità del mondo che stiamo affrontando. Perché questa complessità tecnologica, politica, con tutte le sue imprevisti, crea paura inevitabilmente se non sei accompagnato moralmente e nella comprensione dei fenomeni. Vi faccio un esempio sul debito pubblico, perché ne ho parlato stamattina. C'è un'ideologia nella discussione che fa paura, perché non è facile capire le cause, le conseguenze, come affrontato lo spread, cioè su queste cose, se non c'è nessuno che le spiega, nascono dei complottismi inenarrabili. Allora un corpo intermedio, anche questo come compito, sostegno, far entrare le persone nella complessità, valorizzare le best practice, guardare ciò che va e non solo ciò che non va. Chiederti perché la tua impresa o la tua opera va bene mentre la mia non va tanto bene, invece di diventare invidioso. E questo vuol dire costruire una società civile che è indispensabile perché uno Stato possa vivere bene, perché una pubblica amministrazione possa funzionare. Questo non mette minimamente in secondo piano tutti i problemi della pubblica amministrazione stessa di cui ho parlato, ma questo non è solo il mio compito oggi. Voglio finire con una citazione di Alexis de Tocqueville, che è stato profetico quando è andato in America e ha scritto nel 1840 una frase molto importante. Ha scritto: nei paesi democratici la scienza dell'associazione è la scienza madre. Perché lui si è reso conto che una società ugualitaria, se non ci sono corpi intermedi, nasce un'atomizzazione dei soggetti, che quindi non sono più in grado di essere soggetti perché sono individui ridotto allo stato della sopravvivenza, senza relazione, senza libertà, manipolabili, abbandonati al potere dello Stato. E quindi il corpo intermedio non ha, ripeto ancora una volta, come primo problema la lobby, ma la possibilità che l'uomo possa esprimere tutto se stesso con tutto il desiderio di bene che c'è in lui in relazioni sistematiche, durature.
e tanti problemi della pubblica amministrazione nascono dal fatto che questo viene meno, non tutti ma tanti. E adesso chiudo veramente. Io penso anche che questi 3 milioni di persone che lavorano nella pubblica amministrazione, se hanno un padre, un cugino, un fratello che vive così, saranno anche più lucidi nel loro operare nella pubblica amministrazione. Non sarà un'esperienza diretta, un'esperienza indiretta, ma l'esperienza indiretta può essere più forte che quella diretta. Perché se io vedo cos'è un soggetto, cos'è una persona che si muove con libertà e responsabilità, se ho questo nell'occhio e non tutti i rischi possibili e immaginabili di corruzione, ma se il mio intento, la mia finalità, come vi ho detto prima, dei processi mira al positivo e non ha come primo problema di evitare il negativo, io comincio a costruire. Il controllo ci vuole assolutamente, ma non può essere preponderante. Adesso potrei citare della Corte un lungo articolo su questo, ma il tempo non c'è, dove ribadisce proprio questo, che il primo compito della pubblica amministrazione è sostenere, non controllare. Il controllo è necessario, ma è secondario. Grazie mille. Ringrazio davvero anche Bernard Scholz e con lui gli altri due relatori per la ricchezza di spunti veramente imponente. L'incontro di oggi non voleva essere un incontro che dà delle conclusioni, ma che apre a un lavoro, e credo che col contributo dei nostri autorevoli relatori ci siamo forse un po' riusciti. Noi questo lavoro intendiamo proporlo, accompagnarlo attraverso alcuni spazi. Parlava Padre Occhetta di spazi, uno di questi è quello del Dipartimento Pubblica Amministrazione della Fondazione per la Sussidiarietà, che da qualche anno è attivo proprio come spazio di dialogo a questo livello. E mi piaceva dire che il meeting è uno di questi spazi, ricordo che è uno spazio che vive anche del sostegno che liberamente tutti coloro che riconoscono il valore e il significato di questo spazio gli danno, quindi questo è anche un punto da ricordare. Ci sono nel meeting i punti Dona Ora, dove si può contribuire anche economicamente al sostegno di uno spazio come questo, come quello del meeting. Ma mi piace chiudere, e d'obbligo una citazione anche per me, l'avete fatta tutti, ne farò una anch'io. Mi piace concludere su questa sottolineatura che diceva Scholz sui corpi intermedi. Il primo compito non è quello della rappresentanza lobbistica o degli interessi. Il primo è un compito educativo, e su questo aspetto educativo ci si può ritrovare liberamente insieme, perché scevri da interessi particolaristici, tra chi lavora dentro il palazzo e chi lavora fuori. Badate, questo è un salto culturale veramente importante. Nella consapevolezza che questo lavoro educativo è sempre un divenire, perché porta in sé un orizzonte che trascende di gran lunga la nostra capacità di definirlo in realizzazioni concrete. È per questo che vorrei concludere con una frase di Friedrich Hölderlin, che tra l'altro so essere il poeta più amato da Papa Francesco, lo ha dichiarato lui in un'intervista a Padre Spataro, che in una sua opera, L'Iperione, così diceva: ciò che ha sempre reso lo Stato un inferno in terra è stato proprio il tentativo dell'uomo di renderlo un paradiso. Sottraiamoci a questa tentazione. Grazie a tutti.